Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come comprare su Amazon al miglior prezzo possibile. Come saprete Amazon è un negozio online molto grande, è molto usato, però i prezzi dei prodotti variano da giorno a giorno in base alle disponibilità che hanno in magazzino. E appunto la domanda è: come faccio a capire se un prodotto sta a buon prezzo o se sta a un prezzo superiore alla media? Andiamo a scoprire come fare. Allora, ci occorre che usiate il browser di Google, quindi Chrome. Andiamo sullo store delle estensioni di Google, che si chiama Chrome Store, Chrome Web Store. Una volta che siamo andati su Chrome Web Store, dovete installare un'estensione che si chiama Keepa. Scritto Keepa, applicazioni, ok, ed è questa qui. Cliccate su aggiungi, io già l'ho fatto, e installatela. Alla fine vi comparirà questa icona qui in alto: Keepa Amazon Price Tracker. E cosa ci permette di fare? Quando apriamo Amazon, ad esempio andiamo su un prodotto che ci interessa, ad esempio un, che ne so, un Samsung Galaxy S7, vedete, adesso costa 550 euro. Ci verrà fuori sotto l'immagine del prodotto questo grafico. Questo grafico a noi ci interessa la parte arancione, quindi queste altre due le possiamo anche togliere. E questo grafico che ci dice? Ci dice il prezzo, vedete qui 550, 660, 650, 700, e i giorni. Oggi è 16 luglio, quindi è l'ultima parte del grafico, e costa 565 euro, intorno ai 550. Come potete vedere è uno dei prezzi più bassi in tutto lo storico. Perché? Perché qui magari costava, all'inizio costava 699, poi è aumentato ancora a 720, l'8 maggio 718, e poi è sceso a 603. Quindi se voi volete comprare un S7, questo è il momento buono per farlo, perché è uno dei prezzi più bassi in tutto lo storico. Possiamo anche aumentare il range. In questa cosa abbiamo messo 3 mesi. Possiamo mettere tutto 143 giorni, quindi dall'inizio in cui stava a 729 euro. Oppure mettere 3 mesi, oppure mese. Oppure vista in primo piano. E questo lo possiamo fare con tutti i prodotti dello store, anche, che ne so, cerchiamo Blu-ray. Ad esempio Blu-ray, il Trono di Spade, oggi costa 93,30 euro. Dallo storico ci dice che da luglio, dal 6 luglio, costava 123,47, quindi è aumentato, poi è sceso di nuovo, qui costava 89,90 euro e 83, e qui 93,30. Quindi il prezzo è, diciamo, normale. Qui era eccessivamente alto, quindi in questo caso se vedete che costava 123 euro dallo storico, potete capire che non bisogna comprarlo, ma bisogna aspettare. Ok, per questo video è tutto, spero che vi sia stato d'aiuto. Quindi mi raccomando, controllate sempre il grafico prima di comprare su Amazon, per vedere se state comprando a un prezzo che è veramente vantaggioso, oppure state a prendere una pataccata, insomma. Se avete domande scrivete nei commenti, lasciate un bel like al video e ci vediamo al prossimo video, come sempre. E iscrivetevi al canale.